Siamo con il sindaco di Melito Porto Salvo, Giuseppe Meduri. Questa sera si parlerà di malattie cardiovascolari, un'iniziativa organizzata dalla FIDAPA. Sì, è un'altra giornata da incorniciare, basta guardare la sala che è gremita. Più che di malattie cardiovascolari, io non essendo un medico ben poco da dire, mi preme sottolineare la presenza del nostro concittadino, il dottore Tarsia, un'altra eccellenza di merito. Oggi abbiamo l'opportunità, grazie a lui, di poter, possiamo dire, lo dico con un pizzico di orgoglio anche, che finalmente a Melito si parla di eccellenze, dei nostri giovani, dei giovani che spesso sono costretti ad andare via. Io un attimo fa ho parlato con la mamma, dice viene a Reggio e non viene a trovarci a casa perché il lavoro me l'ha rubato. Io gli ho detto alla mamma, capisco l'apprensione di un genitore che ha il figlio lontano, che deve essere contenta per quello che il figlio gli ha regalato, che ha regalato, dico, alla nostra Melito. Quindi oggi posso dire che sono ultra contento di questo evento, ma sono contentissimo per la formazione di un giovane melitese. Non è il solo, non dico che ce ne sono tantissimi, però Vincenzo Tarsia, Carmelo Gurnari, la dottoressa Tringali, il dottore Fazio, sono veramente dei giovani che si sono affermati, possiamo dire, nel mondo, e questo ci fa onore e rende onore a tutta Melito e all'Interland dell'area griganica. Motivo di orgoglio aver con noi uno dei talenti melitesi che sono in giro, ecco, per il mondo. Questa sera a parlare qui di malattie cardiovascolari, ricordiamo che ha fatto parte, ecco, dell'equipe che ha trapiantato il cuore artificiale, e sicuramente questa sera illustrerà il suo operato, quindi è un motivo di lustro per la cittadina melitese. Senz'altro, io mi ha appena salutato il presidente dell'Ordine dei Medici della provincia di Reggio, il dottore Veneziano, che per il vostro tramite saluto e ringrazio, che è sempre presente in queste occasioni. Ha detto ci rivediamo spesso a Melito, io ho detto meno male che ci rivediamo per questi eventi e non per eventi spiacevoli. Quindi, che dire, oggi Melito gode anche di luce riflessa, gode e si illumina di un'altra eccellenza. E Melito finalmente rivive. E Melito deve rivivere, noi come amministrazione stiamo facendo tanto, abbiamo tante difficoltà, speriamo di riuscire con l'aiuto di tutti a superarle.